Buonasera, doveva essere in servizio nella Polizia Municipale di Mondovì e invece era a fare l'istruttore subacqueo ad Alassio. Per questo un dipendente pubblico è stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Albenga ed ora ha perso il posto di lavoro, in particolare in un servizio. La compagnia della Guardia di Finanza di Albenga ha scoperto un dipendente pubblico che, assentandosi dal servizio per malattia dovuta a infortunio, lavorava come istruttore subacqueo in un diving center di Alassio. A finire nelle maglie dei controlli dei finanzieri è stato un ispettore della polizia locale di Mondovì, rinviato a giudizio dalla Procura della Repubblica di Cuneo per truffa aggravata ai danni dello Stato e conseguentemente licenziato dal Comune di Mondovì. Le indagini coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Cuneo, Massimiliano Bolla, sono nate a seguito di un'attività mirata al contrasto del lavoro nero svolta dai finanzieri di Albenga nei confronti di una società di Alassio operante nel settore del diving. Nel corso di alcuni appostamenti, le fiamme gialle fra gli istruttori subacquei hanno individuato anche il funzionario della polizia locale, il quale, dalle successive indagini, è risultato beneficiare proprio in quei giorni di un periodo di assenza dal lavoro per una presunta lombalgia grave che lo affliggeva a più riprese dall'inizio del 2014 per una durata complessiva di oltre 40 giorni. Una lombalgia evidentemente tanto fasulla quanto utile per consentire al dipendente pubblico di fare un secondo lavoro senza nemmeno rinunciare alle ferie. La finanza lo ha bloccato in flagrante al rientro da un'escursione all'isola Gallinara. L'uomo, che avrebbe dovuto essere piegato dalla lombalgia, in realtà non aveva problemi a spostare le pesanti bombole da sub e tutto il resto dell'attrezzatura. Dal 1 aprile sarà operativo il suo licenziamento e potrà fare tutte le immersioni che vorrà, ma questa volta non sulle spalle dei cittadini. In seguito scatterà il recupero del denaro pubblico legato ai suoi stipendi da parte della Corte dei Conti. E restiamo sempre nel tema dei dipendenti pubblici, in qualche modo infedeli al lavoro. La Guardia di Finanza, infatti, è tornata nel comune di Sanremo per acquisire altra documentazione relativa alla vicenda che ha portato alla denuncia di Alessio Matteo Crocetta, funzionario dell'ufficio urbanistica, per presunte tangenti che il lavoratore comunale avrebbe preso per favorire l'iter di alcune pratiche. Con Crocetta sono indagati anche il messo comunale Maurizio Di Fazio, l'architetto sanremese Ennio Scarella, i ristoratori Ivano Amato Bene e l'imprenditore Riccardo Ciani. Il referendum tra i lavoratori della Riviera Trasporti di Imperia per decidere o meno se approvare l'ipotesi di accordo per il ripristino del contratto integrativo si è concluso ieri sera con il prevalere di voti favorevoli all'accordo, ma con una netta spaccatura fra sindacati e maestranze, solo 16 i voti di scarto. Vediamo. Con 176 sì e 160 no, e quindi appena 16 voti di scarto, i lavoratori della Riviera Trasporti si sono detti favorevoli all'accordo quadro che prevede il ripristino dei contratti integrativi sospesi nei mesi scorsi per via delle difficoltà economiche della società. Alla votazione, svoltasi ieri, hanno partecipato 339 dipendenti su 353 aventi diritto. La divisione fra le maestranze e i sindacati resta comunque netta. Da una parte a favore dell'accordo CGIL, CISL e UIL, che lunedì daranno la loro disponibilità alla firma al prefetto, e dall'altra parte UGL e Faisa, CISL, quest'ultima intenzionata addirittura a fare ricorso contro l'accordo. In particolare, l'argomento del contendere è il fatto che, firmando l'accordo, i lavoratori dovranno rinunciare alle cause già intentate contro la Riviera Trasporti, sia con i legali privati che con avvocati dei sindacati. È il sistema corruttivo negli appalti, secondo quanto denunciato con forza dalla CGIL, a frenare lo sviluppo del lavoro. Per questo il sindacato ha avviato a Genova una raccolta di firme per una proposta di legge contro gli appalti basati su tre punti precisi. Sentiamo quali. La verità è che se le aziende non vengono, gli investitori non vengono in Italia, è per il malcostume che c'è ancora oggi e perché si parla sempre di corruzione e per poter lavorare in Italia ci sono ancora dei passaggi che non dovrebbero esserci. Influisce tanto, influisce certamente di più che il cambiamento delle normative del mercato del lavoro. Perché il primo punto è, in realtà, il punto è la corresponsabilità delle società appaltanti e anche degli enti pubblici appaltanti in solido nei confronti dei lavoratori. Quindi, in caso appunto di una società che non corrisponda alle retribuzioni dei lavoratori, dovrà rispondere in solido anche la società appaltante o anche l'ente. Il secondo punto è la tutela dell'occupazione. E poi il terzo punto è quello appunto per controllare che non ci siano infiltrazioni mafiose.
E proseguono i servizi di controllo del territorio della Polizia di Stato mirati sulla zona di Albenga. Nel corso del servizio realizzato ieri pomeriggio in collaborazione con personale del reparto prevenzione crimine di Genova, sono stati effettuati diversi posti di controllo in varie zone del centro di Albenga, identificate oltre 50 persone e controllati diversi veicoli. I servizi proseguiranno nei prossimi giorni anche in altre zone della provincia. Due carabinieri della stazione di Dolciacqua questa mattina hanno salvato la vita ad un uomo di 62 anni che era stato colto da infarto alla fermata di un bus nel centro del paese. I militari, richiamati dalle urla di una donna, sono prontamente intervenuti e hanno avviato le manovre di rianimazione in attesa dell'arrivo dell'ambulanza del 118, salvando così l'uomo da morte certa. Ed è stato presentato questa mattina al Palazzo del Parco di Bordighera il laboratorio Latitudine 43 Nord, che è stato promosso da una serie di amministratori pubblici del comprensorio Intermedio di varie connotazioni politiche per fare pressing sui futuri candidati alla presidenza della Regione Liguria su problemi dell'estremo ponente ligure. Il laboratorio, nell'intenzione dei suoi fondatori, non vuole avere connotazioni politiche, ma semplicemente attirare l'attenzione di tutti i candidati e di tutte le formazioni politiche sui progetti del territorio di Ponente. Potrebbe profilarsi un nuovo spostamento nella data delle elezioni regionali. Sembra infatti che il governo stia pensando ad un rinvio al prossimo 7 giugno invece che al 31 maggio, come era stato stabilito. Le regioni al voto sono 7, compresa la Liguria, e sembra che il nuovo spostamento sia legato ad un forte timore di bassa affluenza alle urne legata al ponte del 2 giugno. E si è svolta a Sanremo un convegno organizzato dai consulenti del lavoro per discutere delle criticità e delle soluzioni legate alla sempre più diffusa pratica del lavoro transfrontaliero. Si è trattato di un evento formativo di portata nazionale che ha coinvolto anche enti, istituzioni, sindacati e lavoratori. Il convegno è stato patrocinato dalla provincia di Imperia e dai comuni di Sanremo e Ventimiglia. Importante riconoscimento per Luigi Covi, l'ispettore superiore del Corpo Forestale dello Stato, che nel novembre del 2013 rimase gravemente ferito durante un incendio sulle alture di Ventimiglia per salvare alcune case, un gruppo di persone ed un mezzo di servizio. La benemerenza degli scudi di San Martino gli è stata consegnata nel corso di una cerimonia ufficiale che si è svolta a Firenze. Vediamo il servizio. Luigi Covi, parliamo allora di questo premio consegnato nella Sala dei 500 a Palazzo Vecchio a Firenze. Di cosa si tratta? Beh, a seguito dell'incidente che ho avuto nel 2013, l'11-11, sono stato segnalato dalla Direzione Generale del Corpo Forestale a Roma e sono stato scelto per essere insignito dello scudo di San Martino, che sarebbe una pergamena. Una benemerenza molto importante. Sì, una cosa che fa piacere, perché c'ero giù, oltre a chi parla, c'era altre persone, per dire, c'era un rappresentante delle Frecce Tricolore, volontariato, carabinieri, polizia. E c'erano ovviamente degli alti dirigenti ufficiali del Corpo Forestale dello Stato. Sì, c'era il comandante regionale della Toscana e il comandante provinciale di Firenze, c'era il cardinale di Firenze, c'era autorità importanti della Toscana e anche rappresentanti del governo italiano. Diciamo che è una benemerenza che viene data a chi si fregia di atti di eroismo, diciamo così. Ricordiamo velocemente l'episodio che ti aveva visto protagonista un anno e mezzo fa. È stato un momento particolare della mia vita che ricorderò sempre. Durante un incendio boschivo, praticamente ero intento con altri volontari nel presidiare un bosco e una casa. Sono stato circondato. Prima ho pensato di salvare tutti chi era con me. E avevo l'autobotte, ho tentato anche di salvare l'autobotte, ma non ce l'ho fatta e sono stato circondato dal fuoco e mi sono ustionato qua alle braccia, alle mani e al volto, per fortuna quello di secondo grado, però qua hanno dovuto farmi un'operazione, dei trapianti a Genova, 100 grandi ustionati, che ringrazio tutti che mi hanno rimesso a
abbastanza in ordine, diciamo. Tra l'altro hai rischiato molto perché poteva avere questo incidente conseguenze molto più gravi. Hai avuto la prontezza di ripararti il volto con il giubbino ignifugo? Sì, esatto, esattamente. Ho avuto quella prontezza lì di ripararmi così tutto il volto, che nonostante questo ho avuto una cosa di secondo grado, un ustione, altrimenti a quest'ora non sarei qua a parlare con te, praticamente. Come prosegue il decorso, diciamo, di queste ferite? No, vanno bene, sono andato anche alle Terme di Comano, in provincia di Trento, per farmi delle cure, faccio dei massaggi, in particolar modo devo ringraziare mia moglie e mia figlia che mi danno, tutti i giorni mi facevano i massaggi, eccetera, eccetera, però c'è sempre la speranza che uno non si deve mai arrendere nella vita, deve sempre proseguire, perché quando uno ha vissuto, diciamo, un superstite, deve proseguire e vedere tante cose che prima non notavo. Vedo il mondo, nonostante che ci siano molte problematiche in Italia dal punto di vista economico, dalla delinquenza, eccetera, eccetera, di prendere degli spunti positivi, e nella vita bisogna andare avanti. E allora complimenti per il tuo gesto e per questa benemerenza che hai ricevuto. Grazie, grazie. In occasione delle celebrazioni del centenario della Grande Guerra, il Circolo Parasio ha realizzato un volume dal titolo Memorie di un tempo di guerra 1915-1918, che vuole ricordare l'impegno profuso a suo tempo dalla popolazione e dalle istituzioni. Il libro è stato presentato al pubblico ieri presso la sala consiliare del Comune di Imperia. Vediamo. Presidente Giacomo Rainieri, il Circolo Parasio ancora una volta ha voluto regalare alla città un momento di celebrazione, un ricordo della Prima Guerra Mondiale, la presentazione di un libro, ma non solo, perché è stata una vera e propria cerimonia, potremmo dire. Penso che il pubblico che ha onorato con la loro presenza questa presentazione abbia dato veramente il senso non di una semplice presentazione, ma di una cerimonia vera e propria. Da Sua Eccellenza al Prefetto, al Questore, al Colonnello dei Carabinieri, Comandante dei Vigili del Fuoco, Comandante della Capitaneria, rappresentanti d'arma, combattentistiche, l'Istituto del Nastro Azzurro, il Coro del Monte Saccarello, tantissima gente, come senz'altro avrete ripreso, sono motivo di grande soddisfazione per il Circolo Parasio che ha sostenuto questa iniziativa, soddisfazione per i due autori, per Enzo Ferrari, per Francesco Milano, che, come ho avuto modo di dire, non sono due autori e basta, sono due autori, amici e dirigenti del Circolo Parasio. Dunque una grande soddisfazione, e ci auguriamo che questo libro possa trovare giusta accoglienza nelle famiglie degli imperiesi, perché parliamo delle loro famiglie, parliamo dei loro nonni, parliamo di una memoria che riteniamo debba essere conservata, perché specialmente in momenti bui come questi, parlare di fatti tragici avvenuti 100 anni or sono può anche contribuire e aiutare a formare delle coscienze diverse. E per il Parasio questa è la prima iniziativa, come ho avuto modo di dire nel mio intervento, avremo tante altre iniziative e avremo altri momenti se Imperia TV come sempre ci ospiterà per parlare. Posso dire che abbiamo iniziato oggi, che è il 21 di marzo, l'ultima sarà il 22 di settembre in occasione della festa di San Maurizio, con un insieme di cori che daranno vita a un'iniziativa sempre finalizzata al ricordo di quel tragico, triste evento. Enzo Ferrari è uno degli autori di questa pubblicazione, di questo libro, che è diventato un evento oggi, anche per ciò che racconta, per ciò che contiene. Tante testimonianze, illustrazioni per ricordare un'epoca, una guerra, sofferenze da parte degli imperiesi in particolare. Esattamente, degli imperiesi in particolare, degli cittadini degli 11 comuni che andranno a formare Imperia nel 1923. È stato un evento epocale anche per loro, ha sconvolto le loro vite, loro gran parte contadini, gran parte braccianti, operai, che sono stati costretti a trasferirsi a 300, 400, 500 chilometri da qui e dovendo affrontare
le più diverse situazioni in 40 mesi, 41 mesi di guerra, senza molto spesso ritornare a casa. Hanno dovuto affrontare malattie, situazioni quasi, certe volte quasi assurde, senza capire molto spesso il perché. Mandati all'attacco, come si racconta la storiografia ufficiale, e ci raccontano queste anche piccole storie che abbiamo raccolto. Abbiamo delle cartoline che ne parlano e danno ampia testimonianza. Un grande lavoro di ricerca qui. Un lavoro che è durato quasi 2 anni di ricerca e di selezione, perché la ricerca non è sufficiente, bisogna anche poi selezionare lettere, cartoline, diari. Abbiamo trovato dei diari, abbiamo trovato un quaderno di poesie, abbiamo trovato tantissime foto, ecco, moltissime foto in bianco e nero, che sono splendidi esempi di cosa era, di cosa rappresentava la guerra in quei giorni, in quei momenti. Dico che c'è canzoni, poi là, nemici traditori, è giunta l'ora, subito fora dovete andare, è giunta l'ora, subito fora. Ed è previsto per le 8 di domani mattina il rientro nel porto di Savona della Costa Fascinosa. Avrà così termine la crociera trasformata in un dramma dall'attentato terroristico al Museo del Bardo di Tunisi. Intanto Nil Palomba, direttore generale di Costa Crociere, si è imbarcato su Costa Fascinosa a Palma de Mallorca per stare a fianco dei passeggeri e dell'equipaggio e garantire loro la massima assistenza. Facciamo una breve pausa, ci sentiamo subito dopo. I 31 comuni liguri che si possono fregiare di essere considerati tra i borghi più belli d'Italia o di detenere la bandiera arancione sono stati al centro di una cerimonia che si è svolta a Genova, una giornata in cui sono stati presentati alcuni progetti per queste località relativi alla promozione turistica e ad alcune novità come l'installazione del Wi-Fi. Vediamo. La Regione Liguria, firmataria di un accordo di programma interregionale del Dipartimento Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, insieme con Molise e Sardegna per promuovere e sostenere il turismo nei centri storici delle filiere Borghi più belli d'Italia e Bandiere Arancioni, ha premiato le 31 località certificate, presentando un progetto che comprende l'installazione del Wi-Fi, la promozione e la comunicazione, la messa in rete in Italia e all'estero nell'organizzazione turistica regionale e una app dedicata. Ricordiamo che sono 15 comuni della bandiera arancione in Liguria: Airole, Dolceacqua, Apricale, Triora, Seborga, Pigna, Perinaldo, in provincia di Imperia, poi Sassello, Toirano e Castelvecchio di Rocca Barbena nel Savonese, Santo Stefano d'Aveto in provincia di Genova, Varese Ligure, Castelnuovo Magra, Pignone, Brugnato nello Spezzino. 21 sono invece i borghi considerati più belli d'Italia e sono nell'Imperiese, Apricale, Seborga, Cervo, Linguaglietta e Triora. Poi nel Savonese, Borgioverezzi, Castelvecchio di Rocca Barbena, Colletta di Castelbianco, Noli, Finalborgo, Laigueglia, Millesimo e Zuccarello. Poi ci sono anche Campoligure, Moneglia in provincia di Genova e Brugnato, Varese Ligure, Vernazza, Montemarcello, Framura, Tellaro nello Spezzino. La Regione Liguria ha poi approvato anche 5 progetti presentati da altrettanti piccoli centri in possesso di entrambe le certificazioni. I comuni, come detto, sono quelli di Apricale, Triora nell'Imperiese, Castelvecchio di Rocca Barbena in provincia di Savona, Brugnato e Varese Ligure nello Spezzino. Centri che sono piccoli ma che rappresentano l'eccellenza, le identità locali, la cultura e le tradizioni popolari del nostro territorio e che quindi per questo devono essere salvaguardati e promossi. Ammontano a 392 milioni i fondi europei del Port Fair
per il piano operativo per lo sviluppo regionale che stanno per arrivare in Liguria nell'ambito della programmazione 2014-2020. Risorse che saranno destinate a 6 principali assi di intervento: ricerca ed innovazione, agenda digitale, competitività delle imprese, energie sostenibili, difesa del territorio e città. L'utilizzo dei fondi e le modalità di accesso saranno illustrati lunedì 23 gennaio dalle 14 alle 18 al Centro Congressi dei Magazzini del Cotone in occasione della 5ª Conferenza Regionale sull'Economia e sullo Sviluppo. E si svolgerà lunedì prossimo con inizio alle 17 la seduta straordinaria e solenne del Consiglio Provinciale d'Imperia in occasione della chiusura del mandato. La riunione ha come unico punto all'ordine del giorno l'approvazione del regolamento per l'utilizzo dell'oliveto sperimentale. Una maialina portata al guinzaglio come se si trattasse di un cane è accaduta a Sanremo al Porto Vecchio e l'episodio, come era prevedibile, ha destato grande curiosità. La star a quattro zampe si chiama Beghetta. Vediamo il servizio. Ha suscitato curiosità la passeggiata di un signore con al guinzaglio non un cane ma una maialina vietnamita. Si chiama Beghetta. L'animale si è mostrato piuttosto timido per le continue attenzioni ricevute dalle persone che si trovavano a camminare sul Porto Vecchio a Sanremo, ma alla fine si è lasciata avvicinare e si è messa anche in posa per farsi fotografare. Il maiale nano vietnamita è intelligente, curioso e socievole, ama farsi grattare dietro le orecchie e sulla pancia e se viene coccolato si dimostra amichevole, docile e fedele, stabilendo un forte legame con le persone e comunicando la sua amicizia con simpatici grugniti ed un allegro movimento della coda. Si adatta bene alla vita di famiglia e va d'accordo con gli altri animali domestici. Come tutti i maiali ha un'intelligenza paragonabile a quella del cane, gli si può insegnare a riconoscere il suo nome ed a rispondere al richiamo. Contrariamente a quello che si crede, è un animale pulito. Da sono già, prima chiudono il portone, poi s'affacciano al balcone. D'Imperia in vista della partita tra Italia ed Ungheria di pallanuoto femminile in programma martedì prossimo. L'incontro è previsto alle 20 alla piscina Felice Cascione. La partita, che vedrà protagoniste anche alcune ragazze della Mediterranea Imperia, sarà valida come Women's Europe Preliminary Games. E farà tappa come di consueto su Capoberta, la terza edizione della classicissima d'epoca con biciclette anni 20, in programma domani mattina, prima del passaggio della Milano-Sanremo. L'occasione sarà quella di rendere omaggio al Cipo dei Campioni, con il monumento dedicato a Coppi, Bartali e Girardengo. Sarà invece dedicata a Sanremo la nuova puntata di Direttamente con voi, non da lunedì prossimo alle 21 sul canale 16 di Imperia TV. Ospiti in studio amministratori comunali per dibattere dei temi amministrativi della città dei fiori. Sarà possibile per i telespettatori intervenire in diretta telefonando al numero 0183 27 23 23. Ora vediamo i cantieri sull'autostrada dei fiori a partire da lunedì della prossima settimana, poi vedremo insieme il quadro meteo. Questi cantieri che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto della A10 Savona confine di Stato da lunedì 23 a domenica 29 marzo. In direzione Francia, carreggiata nord, tra Imperia Ovest ed Arma di Taggia, carreggiata a doppio senso per lavori sulla carreggiata opposta, da lunedì a domenica anche notturno. In direzione Genova, carreggiata sud, tra Arma di Taggia ed Imperia Ovest, cambio di carreggiata per adeguamento sismico del viadotto Prino, da lunedì a domenica anche notturno. Nell'ambito dei lavori programmati per adeguamento sismico del viadotto Prino in via Italia, resta chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Imperia Ovest per i veicoli provenienti da Ventimiglia fino alle 18 di mercoledì 1 aprile, salvo posticipi delle lavorazioni a causa del maltempo o anticipato termine dei lavori. Vediamo le previsioni del tempo con ARPAL Meteo Liguria per la giornata di domani, domenica 22 marzo. In mattinata tempo grigio con deboli precipitazioni diffuse che insisteranno in particolare sul ponente della regione.
possibili locali rovesci di intensità tra debole e moderata. Dal pomeriggio attenuazione delle precipitazioni e possibili locali schiarite più probabili nelle zone costiere. Umidità su valori medio-alti in calo dal pomeriggio. I venti fino a moderati in mattinata da est o sud-est. Nel pomeriggio rotazione dei quadranti settentrionali tra moderati e forti, localmente rafficati. Il mare sarà molto mosso in mattinata e in calo a partire da Levante al pomeriggio. Dopodomani, lunedì 23 marzo, la settimana si apre con una giornata di nuvolosità variabile per la presenza di locali addensamenti e per il passaggio di nuvolosità medio-alta anche consistente. Umidità su valori medio-bassi, venti settentrionali tra moderati e forti, localmente rafficati, in parziale attenuazione dal pomeriggio. Il mare sarà in calo, da mosso a poco mosso. Bene, noi ci vediamo qui, l'appuntamento alle prossime edizioni. Grazie per essere stati con noi e tutti voi una buona serata e una buona domenica.